Caloroso saluto a tutti voi, siamo in attesa del calcio d'inizio. Ancora un po' di pazienza e si comincia. Un saluto da Fabio Caressa e da Luca Marchegiani, che mi affiancherà per il commento tecnico. Ciao Fabio, è bello oggi. Guarda, quasi mi verrebbe voglia di tornare a giocare. Sono stati graziati dopo aver perso palla in maniera incredibile. Fernando, riconquista la palla. Silva. Salvio, ecco Salvio, e trova il compagno, colpisce il pallone, e c'è il gol del Benfica, e si è inventato una conclusione violentissima. Grande coordinazione e potenza, davvero un capolavoro. Thank you.
riesca a spezzare la manovra degli avversari, chiudendo loro la porta in faccia. La mette sulla sinistra. De Bruyne. Sulla destra. Prova Sterling. Prova il cross in aria. Il portiere la calcia lontano. Vuole la profondità. Gaetan. C'è l'opportunità per il contropiede. E questo è fallo, non ha dubbi l'arbitro. De Bruyne riesce a rubargli il pallone. Prova la giocata nello spazio. Se ne va. Agüero! Ha colpito molto bene il pallone qui. Jardel. Salvio va a raccogliere il passaggio. Costringe l'avversario al fallo. Appoggia il pallone largo con eleganza. Silva con il fallo. Questa adesso è una seria ipoteca sulla partita. Mitroglou ha effettuato un ottimo inserimento. Passaggi come questo diventano letali se c'è un compagno che ci crede e scatta con il tempo giusto. Con maggiore tranquillità. Yaya Touré. Silva. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Cerca spazio. Può cercare il taglio in mezzo. Centimetri presenti al centro dell'area di rigore. Silva! E sbaglia al momento della conclusione. Ci stanno provando un po' da tutte le posizioni, evidentemente non vogliono ancora darsi per vinto. Intercetta opportunamente, visto che l'azione era pericolosa. Cercano un modo per far breccia nella difesa avversaria. Passaggio in avanti. Prova il traversone. Luisao la gioca in profondità. De Bruyne. C'è il compagno in profondità. Salvio! Aveva messo dentro davvero un gran pallone. Certo, non sarà contento di aver sbagliato dopo essere stato messo davanti alla porta così. Un'occasione d'oro. Occhio al tiro. Di tre reti e potrebbe anche essere il gol della sicurezza. Era smarcato, non si è lasciato scappare questa grande occasione. La difesa si è dimenticata completamente di lui.
Otamendi. Yaya Touré. Sabaleta. Touré, palla in profondità sulla fascia. Grande movimento nello spazio. Fernando, occhio al tiro, il portiere dice di no. E bisogna anche dire che provandoci ancora da lì ha mostrato un certo coraggio. Si chiude così il primo tempo. 3-0, c'è una montagna da scalare per la squadra che è sotto nel punteggio. E si ricomincia a giocare. Jardel. Prova la giocata nello spazio. La mette sulla fascia. Bella apertura. Salvio! E solo il grande intervento del portiere evita il gol. Il tiro non è stato un granché, ma ha avuto il coraggio di provarci. Ha provato a ripetersi. È decisamente un gran talento. Riesce a determinare da solo l'esito di una partita. De Bruyne. C'è la palla filtrante. Ha la possibilità di andare verso la porta. Pallone basso in aria. Cross deviato dal difensore. Corner. E va a colpire di testa. Occasione clamorosa. Ha tirato in maniera inguardabile. Sale da tre quarti, guadagna metri. Agüero, grande palla di Agüero, un gran tiro questo, proprio un gran tiro, grande coordinazione e potenza, davvero un capolavoro. Benfica riesce a uscire da una situazione piuttosto intricata. Un intervento fondamentale. Erano in inferiorità numerica, doveva rischiare il tutto per tutto, ma ce l'ha fatta. Prova a verticalizzare. Cerca spazio.
trova la giocata nello spazio. Colpisce! Che grande parata! E qui il portiere ha tirato giù la sfera cinese. Buona iniziativa, ma non è bastato. Era proprio lì, davanti alla porta, ma ha buttato via l'occasione. Vuole la profondità. Gaetano. Gioca una palla lunga. Palla intercettata, ottimo il suo senso della posizione. Sterling. Sembrato regolare. Fallo, nessun dubbio. L'arbitro va comunque a dirgli due parole. Prudente al portiere, si appoggia al portiere. Kolarov, brutto intervento, fuori tempo, calcio di punizione. Attenzione all'arbitro che sa il cartellino, giallo, è giallo. Capita a volte di perdere la testa e di commettere falli come questo, che sono inutili e dannosi. Silva cerca la profondità sulla fascia, cerca cross, palla in out, ci sarà rimessa laterale. Cerca di superare la difesa con questo pallone lungo. Quattro minuti di recupero. Cerca spazio. Fernando. Prova la giocata nello spazio. Filtrante. Ed è arrivato il segnale di chiusura della gara da parte dell'arbitro. Ce l'hanno fatta, una grande vittoria. Sono riusciti a vincere sugli avversari e ora i tifosi possono festeggiare. Questa squadra ha dei giocatori di grande qualità con cui riesce spesso a sfondare proprio per vie centrali, mettendo gli avversari in grande difficoltà.